Buongiorno a tutti, sono Davide Moretti di Casa Italia. Oggi siamo qui con Connessioni per mostrare quelle che sono le soluzioni di software che integriamo con i nostri videoproiettori ibridi laser LED per la didattica. Quindi il nostro prodotto, grazie alla sua sorgente luminosa, appunto ibrida laser LED senza lampada al mercurio, durata 20.000 ore, ridotti consumi energetici e molti altri vantaggi, è un prodotto che si rivolge soprattutto in particolare al mercato educational e alle scuole. Proprio per questo Casio ha deciso di integrare quella che è un'offerta di hardware con un'offerta di software gratuiti che si possono scaricare o sul sito Casio Projectors o da Apple Store piuttosto che Google Play, dedicate appunto ai docenti e all'utilizzo in classe dei nostri videoproiettori. Quindi oggi vi mostreremo il collegamento wireless con il PC e quindi software network connection e l'applicazione C-Assist per tablet, smartphone e smart device. In questo momento stiamo utilizzando network connection, appunto software per collegare il PC con il videoproiettore, e stiamo quindi duplicando il nostro desktop sul piano di proiezione. Da qui quello che possiamo fare sono diverse operazioni, possono essere collegati fino a 4 computer portatili, fino a 4 PC, e possiamo passare la visualizzazione a ciascun PC uno alla volta, oppure possiamo, indicando la posizione del desktop, suddividere la proiezione in 4 e quindi mostrare fino a 4 desktop contemporaneamente. Quello che possiamo anche fare è evidenziare, scegliere un singolo file che può essere un filmato, una presentazione o una serie di immagini e farle andare in loop, quindi senza duplicare il desktop. Io continuo a lavorare sul mio PC, viene proiettato il file o i file che ho selezionato e intanto posso continuare a lavorare. Inoltre posso andare con Network Connection a controllare quelle che sono le impostazioni del videoproiettore. Quindi io, senza collegarmi con FI, posso andare a intervenire, a settare determinate impostazioni del videoproiettore. Posso ad esempio impostare l'access point, quindi collegare il videoproiettore con una rete wifi per poter poi andare a navigare su internet, anche se il mio dispositivo o il mio PC sono collegati in wifi direttamente con il videoproiettore, e posso andare a selezionare ad esempio l'accensione automatica nel momento in cui il proiettore riceve l'alimentazione. Posso andare a caricare nella memoria interna che i nostri videoproiettori dotati di ingresso USB hanno, una memoria interna di 2 GB, e numerose poi altre impostazioni che posso appunto andare a modificare direttamente dal mio PC senza collegare il videoproiettore con dei cavi. Altro discorso invece è per quanto riguarda l'applicazione C-Assist. C-Assist è disponibile per Android e per iOS, smartphone e tablet, ed è un'applicazione che è stata studiata appositamente per il docente. Vuol dire quindi che tutte le varie possibilità che questa applicazione mi dà sono state immaginate proprio in un'ottica di gestione della classe, diciamo così, slegata dal banco. Quindi il docente può liberarsi da quella che è la cattedra, camminare tra i propri studenti e fare delle operazioni come possono essere presentazioni o navigare su internet, eccetera, direttamente dal proprio dispositivo senza appunto essere vincolato a una posizione fissa che è quella della cattedra. Cosa possiamo fare dunque con C-Assist? Innanzitutto possiamo far vedere presentazioni. Ad esempio, prima funzione di C-Assist è quella di poter proiettare delle presentazioni o dei file PDF salvati sul mio tablet in wireless direttamente dal videoproiettore, quindi camminando ad esempio per l'aula. Io, selezionando il file salvato sul mio tablet, posso andare a scorrere la mia presentazione, come in questo caso, quindi cambiare le slide e eventualmente andare a sottolineare o scrivere su questa presentazione grazie alla funzione penna.
salvando poi le schermate oppure cancellando e quindi ripristinando la presentazione come era all'inizio. Questo vale per documenti, quindi per file PDF ad esempio, per presentazioni, PowerPoint, ma può valere anche per immagini. Quindi io carico delle immagini salvate sul mio tablet e sempre posso andare ad intervenire con la funzione penna, quindi andando a sottolineare, andando a cerchiare oppure andando a scrivere sull'immagine. Anche in questo caso posso salvare l'immagine oppure ripristinarla come all'inizio. La seconda funzione di C-Assist è la funzione Document Camera. Quindi io posso andare a utilizzare la fotocamera del mio dispositivo come una vera e propria document camera. Quindi non fa altro il C-Assist che videoproiettare quello che la fotocamera del dispositivo sta inquadrando in questo momento. Per cui se io vado ad esempio a inquadrare questo telecomando, posso sia mostrarlo in tempo reale alla mia classe, pensiamo ad esempio a quello che può essere un compito o un passaggio particolarmente significativo della lezione, posso in seguito fotografare, quindi fermare la schermata e, come facevamo in precedenza, andare a intervenire poi su questa immagine. Una delle funzionalità più interessanti che le scuole hanno maggiormente apprezzato, soprattutto nei vari tour di dimostrazione che effettuiamo in loco, è la funzione internet. Quindi io mi sono collegato in wireless dal tablet al videoproiettore e teoricamente non mi potrebbe essere possibile collegarmi alla rete wifi, alla rete internet. Come possiamo oltrepassare questo problema? Impostando il videoproiettore come un access point. Quindi, come dicevo prima, da Network Connection, che è il software per il PC, tra le varie opzioni che posso settare sul videoproiettore c'è quella dell'access point. Gli do una rete internet alla quale collegarsi e questa, il videoproiettore mi funziona da ponte. Quindi io da C-Assist posso andare a selezionare la funzione internet e mi viene permesso quindi attraverso questo browser di andare a navigare proprio come se io fossi connesso con i cavi. Questa è una funzione che con il nostro videoproiettore è stata introdotta da C-Assist e, come dicevo, è una delle maggiori novità introdotte che sono state apprezzate dalle scuole, proprio perché porta un'ulteriore possibilità fino a prima non possibile. Infine, l'ultima operazione che è resa possibile da C-Assist è PC Operation, quindi la possibilità di andare a controllare i contenuti del PC direttamente dal mio tablet. Anche questa è forse una delle maggiori novità che ha portato questa applicazione. In questo caso noi abbiamo salvato una serie di file e una serie di software sul nostro PC. Mi viene data indicazione di come operare con Network Connection sul PC, attivo la funzione PC Remote e in questo caso mi vengono collegati il PC e il mio tablet. E quindi io sul tablet mi trovo riprodotto il desktop del mio PC sul quale posso andare a intervenire, selezionando file o selezionando software. Ad esempio noi proveremo adesso il software CG20 Manager, che è il software di una delle nostre calcolatrici grafiche, proprio per dimostrare come a livello educational questa applicazione permetta veramente un uso interattivo del videoproiettore, un uso che va a permettere di replicare tutta una serie di attività in un modo innovativo, perché il docente può utilizzare un software installato sul PC non alla cattedra ma girando tra i propri studenti e quindi in questo caso può ad esempio andare a utilizzare questo emulatore alla fine di una calcolatrice grafica per le sue lezioni di matematica e disegnare grafici di funzione insieme ai propri studenti, non con una lezione frontale ma con una lezione partecipativa.